Buongiorno mondo, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo e visto dall'anteprima, oggi volevo mostrarvi le mie primissime impressioni della Divine Rose 2 Palette di Pat McGrath. Questa palette è stata lanciata sul sito americano, credo verso fine mese, però di maggio. Io l'ho acquistata appunto dal sito ufficiale perché non so quando arriverà in Italia e questa volta la palette di Pat ha chiamato il mio nome, sapevo di volerla comprare e questa è anche la prima palette di Pat McGrath che provo e che compro. Allora, la palette si presenta all'interno della sua magnifica scatolina. Sapete che Pat fa questi packaging pazzeschi, una scatolina appunto fatta così, con un'opera d'arte sopra perché è magnifica. Poi all'interno si apre e qua trovate poi la palette vera e propria, che è questa qua. Le conoscerete ormai, sono nere, sono pesanti, hanno uno specchio all'interno stupendo perché sembra tipo quelli da mettere sul tavolo dei trucchi, e questa all'interno è appunto la palette. È l'ottava, se non sbaglio, palette della serie Mothership. Sapete che lei ha fatto la Mothership 1, 2, 3, eccetera. L'anno scorso credo se n'è uscita con la Divine Rose, la prima palette. Quest'anno invece ha fatto la Divine Rose 2, che rispetto alla precedente risulta molto più carica a livello proprio cromatico, è un pochino più intensa, un po' più ricca e un pochino più interessante, ecco perché la Divine Rose 1 è un po' più smorta. In occasione del lancio della Divine Rose 2, Pat McGrath ha fatto una cosa molto bella sul sito, ossia ha offerto la possibilità di acquistare questa e la Divine Rose 1, però in una variante rosa, quindi i packaging erano in questo caso un rosa specchiato e la Divine Rose 1 era un rosa pastello opaco. Vi racconto in breve la mia esperienza d'acquisto sul sito americano perché non sono rimasta affatto contenta e ho capito che però non è solo un problema accaduto questa volta, bensì è una cosa ricorrente, ossia io ho aspettato letteralmente il momento del lancio perché ero già lì da un quarto d'ora che riaggiornavo la pagina, refresh, refresh, refresh. Fatto sta che appena è stata lanciata l'ho aggiunta al carrello, l'ho acquistata nella variante appunto in limited edition rosa. È andato tutto a buon fine, i soldi sono stati presi, la conferma di ordine mi è arrivata. Lo stesso giorno, dopo 6 ore, mi è arrivata invece una mail dicendomi che il mio ordine era stato cancellato. Io mi sono arrabbiata un sacco perché la cancellazione di un ordine a distanza di 6 ore non sarà mai sentita. Fatto sta che fortuna vuole che diciamo, il packaging, questo classico nero, era ancora acquistabile, quindi mi sono comprata appunto questa. Sono stati velocissimi con la questione del rimborso. Però ho scoperto poi che la palette rosa è andata sold out nell'arco di pochissimi minuti, ma la cosa non mi stupisce. Il fatto è che sono sicura di essere stata proprio lì tra le prime ad acquistarla, perché appunto mi è stato possibile acquistarla, quindi non mi spiegavo come fosse possibile che poi mi sia stato cancellato l'ordine. Quello che ho scoperto poi, leggendo un po' di commenti in giro, è che sostanzialmente pare che nonostante il pagamento sia immediato, almeno a me i soldi vengono prelevati subito dal conto, per il fatto che vi è una transazione oltreoceano, non so come funzioni esattamente, ma tutti coloro che non sono americani, alla maggior parte perlomeno è stato cancellato l'ordine della Limited. Quindi siamo stati sfigati nel senso che nonostante abbiamo avuto un dito molto veloce per premere il bottone acquista, comunque si vede che il pagamento non è giunto in tempo per accaparrarci appunto i pochi pezzi col pack rosa. Non è un dramma, per carità di Dio, mi va benissimo anche il packaging nero, che non è quello la questione, è semplicemente il fatto che tutti quelli provenienti dall'estero hanno avuto questa esperienza praticamente, anzi non tutti perché credo che Giulia Kova sia riuscita ad accaparrarsi quella rosa, ma vi garantisco che sono stata lì veramente molto veloce e l'acquisto inizialmente è andato a buon fine. Non è la prima cosa che ciò capita, ho visto che è successo anche nei precedenti lanci, quindi l'esperienza d'acquisto sul suo sito non è stata proprio rosea, solo che non avevo voglia appunto di aspettare che arrivassi in Italia perché ad oggi, che è il 20 se non sbaglio di giugno,
giugno, ancora non è arrivata, io credo di averla acquistata il 18 di maggio, appunto al lancio sul sito ufficiale. Quindi questo per dire che purtroppo non mi è piaciuto molto come è stata gestita appunto questa faccenda dell'acquisto della palette in limited. Poco importa, io la mia palette ce l'ho, per quanto il pack sia nero è spettacolare, non toglie nulla alla qualità degli ombretti e quindi chiuso il discorso. Allora, è una palette che costa, perché sapete che almeno su Sephora queste palette costano la cifra di 125 euro. Io l'ho pagata poco di più, credo 131, perché appunto l'ho acquistata dal sito americano, era scontata del 10%, ma ci ho già pagato le tasse, quindi una ventina di euro di tasse, il che ha alzato un pochino il conto, ma su quelle cifre lì non sono 6 euro a far la differenza di sicuro. Allora, la cosa positiva è che all'interno contiene 10 ombretti, 4 dei quali sono nella sua formula speciale, e ciascun ombretto è di grammatura superiore a 1 grammo. Infatti ogni ombretto contiene 1.32 grammi di prodotto, rispetto, per dire, alle palettine da 4 di Charlotte Tilbury, che contengono in totale 5.2 grammi, che costano 50 euro. Sicuramente, se vogliamo proprio metterla così, questa è un po' più conveniente, anche se di conveniente non vi è assolutamente nulla. Non partiamo dal presupposto che, per quanto magari la palette mi possa piacere o meno, io vi stia suggerendo di acquistarla, perché questo è uno sfizio, questo è un lusso che uno si toglie se lo può permettere, ecco. Questa è la mia prima palette di Pat, mi sono fatta un regalo perché in questo momento ne ho la possibilità, non avrei potuto farlo prima, non so se lo potrò far dopo, quindi non lanciatemi sassi se appunto vi parlo di questa palette. Quindi partiamo dal presupposto che la mia recensione riguarda proprio l'esperienza che ho con questo prodotto. Non qualunque prodotto che superi una certa cifra non può valere i soldi che costa. Sicuramente le materie sono più pregiate, sicuramente c'è uno studio dietro che le rende così costose, ma non così tanto da giustificare appunto queste cifre. Quindi non sto dicendo che questa palette effettivamente valga assolutamente più di 100 euro, perché sono comunque ombretti, è una cosa che si consuma, una cosa che ad un certo punto va buttata via se non la si usa, quindi vediamola proprio come una recensione relativa alla mia esperienza appunto con queste formule. Allora, come vi dicevo, gli ombretti presenti all'interno sono 6 di texture più classiche, quindi abbiamo in questo caso 2 matte e poi 1, 2, 3, 4 satinati, quindi non sono ombretti metallizzati, ma sono degli satinati molto belli. Il più debole, diciamo, è il primo, che è questo colore qua. Adesso, se mi tengo anche i nomi qua sotto, sarebbe meglio. Quindi il primo colore si chiama Skin Show Rose Opal, che ha un satinato beige con riflesso rosa, e poi ci sono questi due splendidi satinati shimmer che saranno ideali, perfetti da tutti i giorni, su tutta la palpebra, un colore di transizione via, e quest'altro colore molto scuro, un prugna scuro, ottimo appunto per scurire e intensificare il look. Il colore protagonista qua, anzi sono due i colori ovviamente, comunque questo rosa, che si chiama Rose Seduction, che è uno shimmer fucsia praticamente, un rosa abbastanza intenso e carico, e poi abbiamo ciò che contraddistingue le palette grandi di Pat, che sono questi quad finali, che praticamente sono composti da ombretti di una texture particolare, speciale, che formula praticamente solo lei. Infatti non hanno degli equivalenti in altri marchi, o perlomeno non sputati, ecco. In questo caso abbiamo questo, che è sicuramente il fulcro dell'attenzione in questa palette, che si chiama Sex VR Sex Extraterrestrial, che è un triochrome. Vedete come è cangiante nel momento in cui la luce lo colpisce? Infatti sulla palpebra voi vedrete sempre questo cambiamento di sfumatura da un tono più rosato a uno più verde scuro, ed è veramente pazzesco. Poi ogni tanto diventa anche dorato. Poi abbiamo questi due toni sopra, che sono appunto due sfumature di oro. Questo è proprio un oro giallo, che è anche quello che indosso nella parte più interna della palpebra. E poi questo, che invece tende a essere un po' più rame, ma comunque un oro molto caldo, quasi un po' aranciato. E per finire questo, che si chiama Astral Pink Moon, che è praticamente una formula priva di una base colore, ma è super glitterata, ma i glitter sono estremamente finemente tritati, ed è quello che indosso nell'angolo interno, ed è molto bello perché appunto ha questa formula super brillantinata e riflettente.
Il look che indosso adesso ovviamente l'ho realizzato tutto con questa palette e lo vedrete appunto finito questa prima introduzione. Quindi ombretti sono 10, questi 4 sono quelli speciali, gli altri diciamo sono molto belli, a livello formulativo sono molto prestanti, ma non è nulla che non possiate trovare anche chiaramente in altre palette, in altri brand. La prima esperienza che ho avuto con questa palette risale appunto a stamattina quando ho realizzato il trucco. Ieri ci ho pucciato un attimino le dita dentro giusto per testarla un attimino e vi devo dire che non sono rimasta delusa. Allora, i matte sono super sfumabili, proprio la texture, anche se applicata inizialmente troppo prodotto, è riuscita a sfumarla in modo perfetto. Con questo colore, sebbene non sia il tono più scuro e profondo che abbia mai visto di prugna, riuscite tranquillamente a scurire appunto l'angolo esterno dove volete applicarlo. Fanno un po' di kickback, ma nulla di drammatico, non raggiungiamo comunque i livelli di Anastasia, però a livello qualitativo sono veramente validi. Gli shimmer sono stupendi, sono burrosi, sono cremosi e sono bellissimi appunto anche per chi vuole qualcosa di un pochino più soft, di sobrio. Però ripeto, non sono gli shimmer in questo caso a rappresentare proprio il fulcro di queste palette, ma non penso che lo siano in nessuna delle sue precedenti. E poi appunto la cosa su cui volevo soffermarmi un attimo sono questi 4 toni che danno appunto il tono alla palette. Sono magnifici. Al tatto, quando ci passate il dito sopra, sentite proprio questa formula super liscia che vi domandate se non sia semplicemente un tondino di plastica, che non vi sia rilascio di pigmento, ma in realtà il rilascio c'è, come. E se poi le applicate ad esempio su una base un pochino più appiccicosa o su una colla, perché per dire così non dicono neanche niente sfocciati, ma vi garantisco, e lo vedrete voi stessi dopo mentre appunto mi trucco con questi colori, che la resa di pigmento sulla palpebra è pazzesca. Io ho applicato solo un primer per un ombretto e per l'altro ho usato anche il primer per glitter ed è stupenda la resa appunto. Questo mi fa impazzire perché sapete che io sono un amante dei glitterini ed è pazzesco appunto applicato. Ieri l'ho tamponato al centro della palpebra per illuminare un trucco, oggi l'ho messo nell'angolo interno ed è magnifico, è uno champagne molto discreto ma brillantinato che dà proprio luminosità e carattere al make up. E quindi sì, la mia esperienza in definitiva è stata sicuramente molto positiva. Costa tantissimo, non dico che adesso mi parta l'estro di acquistarle tutte, ma questa prima introduzione al brand mi ha aperto un po' un mondo, così come è stato con Charlotte Tilbury. Anche questo test fatto con Pat mi invoglia tantissimo ad acquistare anche altre sue palette. Quindi io vi lascio adesso appunto al video, alla parte in cui realizzo questo make up. Mi aspetto appunto i vostri commenti qua sotto nella sezione commenti. E tra l'altro questo è solo un primissimo video, mi piacerebbe, se trovo il tempo un po' più avanti, realizzare per dire 3 look con la stessa palette o anche qualcosina in più, solo che sapete che in questo momento sto organizzando un trasloco, quindi temo che nei prossimi giorni o settimane magari vi sia un rallentamento appunto dei video, ecco. Comunque non temete, vi proporrò un sacco di contenuti con questa palette. Vi lascio anche gli swatches appunto da vedere e niente, aspetto chiaramente le vostre impressioni, fatemi sapere che cosa ne pensate in maniera gentile, perché mi rendo conto che qua si parla di cose molto costose e c'è chi proprio è contrario dal principio e chi invece magari è invogliato e aspettava solo un incentivo appunto per provarle. Queste sono prime impressioni, non è una recensione, però appunto avendo usato praticamente tutti i colori mi sento almeno di riuscire a darvi un'infarinatura generale su questa palette. Quindi vi lascio al look e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao, un bacione! Mua! Bene mondo, eccoci arrivati al primo test con la splendida Divine Rose 2 di Pat McGrath. Spero di essermi ricordata di filmare l'intro a questo video, nel caso salve, oggi proviamo la Divine Rose 2. Ve la rimostro giusto per assicurarci che abbiate visto questo splendore di palette. Come tutte le palette di Pat, questa si presenta con la confezione nera plasticata. Vi avrò già spiegato di come non sono riuscita ad accaparrarmi il pack rosa, comunque pazienza, e questo è l'interno della palette. Onestamente non ho la più pallida idea di cosa vorrei truccare, perché fosse per me li utilizzerei tutti subito, però mi lascio trasportare dall'ispirazione. Allora, sicuramente andremo ad utilizzare i 2 toni matte
per andare a strutturare un attimino il look e poi questo tono shimmer sotto il sopracciglio, quindi partirei direttamente da quello. Questo tono è molto, è satinato, luminoso sì, ma non eccessivamente, e ha un riflesso rosa, super delicato. Sicuramente lo potete sfruttare anche come illuminante viso. Infatti, ieri l'ho provato anche così e mi è piaciuto molto. Non è chiarissimo, quindi non è che tenda ad illuminare moltissimo avendo questo riflesso rosato. Però chiaramente è tutto in sintonia con le armonie appunto della palette. Ora andrai ad applicare questo splendido tono pescato nella piega dell'occhio come primissimo tono di transizione. Sono abbastanza polverosi, tira su un po' di polvere quando vado ad intingere il pennello nella cialda. Il rilascio di pigmento, come potete vedere, però è anche immediato e super ricco. La sfumabilità di questo ombretto è molto elevata, nel senso che avete visto quanto ne ho applicato il rilascio, ma nonostante ciò vedete che senza rintingere il pennello si sfuma praticamente da solo il colore, e la cosa è veramente magnifica. Beh, la sfumatura mi piace un sacco, non è stato affatto difficile ottenere questo risultato e sono molto soddisfatta anche del tono proprio dell'ombretto. Comunque ha spolverato un pochino, non so se si vedrà che c'è della polvere, ma a me la cosa interessa relativamente. Ora, sapete cosa potrei provare a fare? Siccome questo colore mi intimorisce, potrei provare ad applicarlo nella piega per intensificare questo colore. Ora, io so che tutti vogliamo vedere in azione Sex Extraterrestrial e siccome si tratta di un ombretto duochrome, quindi vedete, guardatelo anche nello specchio come cambia, siccome ha questo effetto che appunto lo trasforma da rosa a verde, vorrei provare ad applicarlo come ho visto fare in altri video, proprio nella parte più esterna dell'occhio, quasi per scurire il look, però appunto con questo effetto interessante duochrome. Quindi provo a prelevarlo con il pennellino, vediamo cosa ne viene fuori. Beh, intanto la pigmentazione è assurda. Il pennello non è bagnato e il primer è quello di NARS, quindi è un pochino più asciutto ed è magnifico. Vedete che se sto dritta vedete il verde, se mi giro vedete il rosa, è magnifico. Ragazzi, io sono innamorata, l'effetto di questo ombretto è incredibile. È strano, sì, è da tutti, no. Però secondo me già solo applicato da solo su tutta la palpebra deve essere spaziale. Poi appunto stendendolo nella parte più esterna vi dà già questo effetto ombreggiato che altrimenti dovreste ottenere assieme a un ombretto più scuro. Io sono gasatissima. Invece nella parte più interna della palpebra, allora mi verrebbe quasi quasi da utilizzare questo oro giallo. Già che ci siamo, proprio diamoci dentro. E anche questo lo prelevo sempre con un pennello asciutto. Anzi, sapete cosa facciamo? Vado a stendere un pochino del mio glitter primer di NYX, proprio per assicurarmi che il pigmento poi si fissi incredibilmente bene e duri a lungo. Quindi applico prima il primer nella parte più interna della palpebra mobile e poi vado al di sopra con l'ombretto oro.
Cioè, ragazzi, cosa non è questo look? Sono innamorata. C'è poco da dire, sono veramente innamorata. Per congiungere i due ombretti a sto punto, proverei ad aggiungere anche un pochino di questo, già che ci siamo, che è sempre una delle formule speciali, ma è meno dorato, cioè è sempre un dorato, ma leggermente più ramato, e unisco i due colori sfumandoli così. E prenderei a sto punto anche un pochino del viola scuro del Borgogna da applicare nell'angolino più esterno per scurire un pochino appunto l'angolo. Sulla rima inferiore parto prendendo una matita di NYX che è la bla bla Glide On, il colore Jewel, che è un violaceo praticamente, shimmer però. Questo lo tiro un pochino sulla rima inferiore che offre una base in crema per l'ombretto che così non scivola. Poi invece prendo questo magnifico shimmer qua, sempre con il pennellino di prima. Lo tiro sulla matita. Sono molto simili come tono, per quello ho utilizzato la matita di NYX. Ed è molto bello. Questo anche da solo, per un look un pochino più semplice da tutti i giorni, deve essere top. Mentre nella parte più interna andrei a riapplicare questo loro giallo. Quindi ripeto l'operazione con la colla, cioè col primer. E poi riprendo l'oro giallo e lo tampono al di sopra. E poi con un pennellino da sfumatura più piccolo riprendo il colore pescato che abbiamo utilizzato come prima sfumatura e sfumo un pochino la parte inferiore della rima inferiore, appunto. Ora, la parte che aspettavo di più, l'angolo interno, riprendo il primer per glitter, lo applico nell'angolo interno perché l'ultimo ombretto che andrò ad utilizzare ed è ovviamente il quarto, questo qua, che è una cosa pazzesca. Devono piacervi i glitter, ma io di sicuro non ho nulla in contrario. E questo adesso, no, magari lo faccio col dito. Cioè, no, perché sei così bella? Gente, io sono, non si può neanche dire innamorata, di più. Adoro questo look, è super extra, ma mi fa impazzire, veramente, veramente contenta. Ora vado un attimino a sistemare l'eyeliner, metto il mascara, vedo se ho voglia di ciglia finte, una matita nella rima interna dell'occhio, dopo ci torniamo per... Ci torniamo, no. Dopo torniamo per vedere com'è il risultato finale. Ed ecco il look completato, non ho neanche aggiunto le ciglia finte perché non volevo distogliere l'attenzione dal trucco occhi. Ho applicato nella rima interna dove l'ho messa, eccola qua, sempre di NYX, la matita Glitzy Gold, che è molto simile come tono appunto all'oro che abbiamo applicato sulla rima superiore. Mascara ho applicato di Essence il What the Fake e sulle labbra invece ho il mio amatissimo Sunrise with Sea Monsters di Neve Cosmetics. Come blush invece ho riapplicato l'ombretto pescato che ho usato come transizione perché si presta appunto perfettamente anche come tono di blush.